Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Rete 8. Parliamo nella puntata odierna di un tema sempre verde, vale a dire il passaggio generazionale, la staffetta che va a connotare gran parte del tessuto imprenditoriale e lavorativo italiano che ha carattere familiare, però il processo va a inglobare tanti aspetti che non restano in seno alle famiglie. Ne parleremo nel corso di questa puntata speciale con il contributo di tantissime interviste che andranno ad arricchire questo importante tema. Capiremo anche qual è l'evento coinvolto e quindi sarà sicuramente una puntata dalla quale trarremo tantissimi spunti. Abbiamo due ospiti giovani qui in studio, passo immediatamente a presentarveli. Abbiamo il presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo, Stefano Perazzelli. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. E ancora abbiamo qui in studio Mirko Basilisco, presidente del gruppo Giovani Imprenditori Chieti Pescara. Buonasera, buonasera a tutti. Quindi questa è la tematica, l'argomento si configura come abbiamo detto in partenza veramente molto denso. La prima domanda per il presidente Perazzelli, per tentare di capire esattamente come i giovani vivono questo tema del passaggio generazionale. A lei. Grazie. Beh, come lo vivono? Io ho aperto l'introduzione all'evento dell'11 aprile dicendo che la statistica è che su 10 aziende che affrontano un passaggio generazionale solo 3 lo superano indenni e una sola di quelle 10 supera il secondo passaggio generazionale. Quindi chiaramente la vivono male, nel senso che l'imprenditore in un capitalismo prevalentemente familiare come quello italiano è abituato a pensare che almeno uno dei figli o tutti gli succedano nella gestione dell'impresa. Quindi è chiaro che il giovane imprenditore che noi rappresentiamo, di solito sono delle generazioni successive, vive questo passaggio con un certo, potremmo dire, carico di ansia da parte della famiglia. È un momento molto difficile, avvertito anche dai mercati, perché chiaramente è un momento in cui probabilmente aumenta esponenzialmente il rischio che l'impresa perda la governance di cui ha potuto beneficiare prima. D'altra parte è un momento in cui l'impresa può trarre grande giovamento dall'ingresso di forze nuove e di visioni diverse, quindi ogni famiglia affronta diversamente la questione e soprattutto ogni giovane imprenditore deve calarsi bene nel ruolo, direi con la collaborazione di chi gli favorisce l'ingresso e soprattutto con l'apertura e l'umiltà di chi entra in azienda dopo averla vissuta per una vita fin da bambino, ma magari ci entra da lavoratore per la prima volta. Bene, una risposta veramente molto sincera che apprezziamo in maniera particolare, è una risposta che ci introduce a una serie di considerazioni che faremo nel corso della nostra puntata attraverso le interviste che ha raccolto Laura Federicis, coordinatrice area comunicazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico in occasione di Generazioni. Questa è la manifestazione di cui abbiamo parlato sin dall'inizio della nostra trasmissione. Andiamo ad ascoltare le testimonianze di Maria Anghileri e Mario Benedetto. Generazioni, qui a Teramo, la terza tappa del percorso nazionale. Siamo felici di essere in Abruzzo con una nuova tappa di Generazioni per analizzare le eccellenze del territorio che hanno saputo distinguersi anche per la lungimiranza nel consentire una continuità della loro impresa. Oggi impareremo com'è possibile garantire la sopravvivenza delle nostre imprese anche tramite nuovi strumenti giuridici quali il patto di famiglia. Siamo con Mario Benedetto, moderatore dell'evento di oggi, Generazioni per Confindustria Giovane Imprenditore e autore della Staffetta, in cui ci parli di testa e cuore nei passaggi generazionali.
Grazie Laura per questa introduzione, mi piace moltissimo perché sono esattamente due punti centrali che abbiamo cercato grazie al lavoro e alla sinergia con i giovani imprenditori, i giovani di Confindustria, di raccontare questo fenomeno. Testa perché evidentemente è un fenomeno che parte da analisi che siano appunto sia individuali all'attività di impresa ma anche di contesto socio-economico e normativo, per favorire un processo che evidentemente ha a che fare non solo con il nostro presente ma con il futuro dell'attività di impresa, e quello che vogliamo capire, questo punto e questa riflessione ci porta al cuore, si tratta del futuro di tutti noi. Insistiamo molto sulla dimensione sociale del fenomeno perché insistiamo molto sulla dimensione sociale dell'attività d'impresa, non solo economica, è quasi riduttivo definirla economica. E il cuore perché? Perché nella serie appunto anche di incontri che stiamo facendo sul territorio, ma anche nelle interviste che ho fatto nel libro, ho avuto modo di toccare con mano anche dei momenti di grande emozione. Lei lo sa, lo dice, io la cito spesso, è Maria Celeste Lauro, che è una delle protagoniste del libro, nonché di una delle nostre tappe. Si è emozionata in modo estremamente visibile quando ha raccontato la storia del suo passaggio. Quindi noi non dobbiamo dimenticare che quello che tra la terza e la quarta generazione d'impresa rappresenta un crollo numerico, a volte anche un crollo psicologico, un crollo emotivo, un crollo di passione, di emozioni, che ha a che fare molto con la carne, diciamo, dell'impresa e dunque dell'imprenditore. Ecco, questo vorrei non lo dimenticassimo mai, perché dietro a un giovane si nasconde una fragilità dell'impresa da superare e da mettere in condizione appunto di far diventare sempre le fondamenta del nostro tessuto sociale sempre più solide, e dietro quella fragilità in realtà c'è un potenziale enorme che è rappresentato da imprese familiari, per chiudere, che sono quasi, diciamo, se andiamo a prendere anche quelle che sono al di sotto dei 20 milioni di fatturato, sono quasi il 90% del nostro tessuto imprenditoriale, a noi le deduzioni. Bellissimo, grazie. Ti chiedo ancora una cosa per curiosità. Quindi un evento dedicato ai giovani imprenditori ma anche ai giovani che cercano lavoro, perché queste imprese sono un valore per l'Italia. Attraverso la tradizione e l'innovazione offrono anche un futuro ai giovani che vogliono trovare una professionalità. Assolutamente, è un'altra domanda, spunto interessantissimo, perché noi, a parte il libro ma anche con Generazioni, stiamo esplorando storie di attività di impresa e di nuove generazioni impresa che, misurate in ricerche e studi che abbiamo fatto, diciamo, e ponderato, dimostrano come il superamento proprio della famosa terza e quarta generazione, che poi arriva oggi, conosceremo anche imprese di sesta, settima generazione, favoriscono anche politiche di occupazione, quindi di sostenibilità, nella misura in cui la sostenibilità non è solo ambientale, è anche sociale, con inserimento di nuove figure, nuove professionalità. Ecco, noi abbiamo dimostrato e continueremo a dimostrare con dati e storie, che sono testa e cuore, che sono numeri e passione, continueremo a dimostrare che favorire il passaggio significa favorire anche l'occupazione, e il fenomeno appunto del miglioramento del passaggio, che va di pari passo proprio in questa congiuntura storica con l'aumento dell'occupazione, specie in certi comparti, sta qui a dimostrare quello che noi diciamo, grazie appunto a grandi protagonisti di impresa che sono appunto giovani generazioni che non... Questo vorrei anche sul tema culturale chiudere facendo questa sottolineatura importante. Non sostituiscono, ma coabitano, coesistono con l'attività, come dire, con le vecchie, tra virgolette, generazioni, con le generazioni dei fondatori e dei grandi, per creare un futuro che è quello che dobbiamo scrivere tutti insieme. Interessantissime queste considerazioni, tre concetti veri, che veramente ci portano a ragionare in termini diversi, con un approccio sicuramente un po' più approfondito e mirato a questo tema, testa, cuore e coabitazione. E io vado con questi concetti, che sono dei veri pilastri, appunto, da Mirko Basilisco, per tentare di capire qual è stata la lezione che avete tratto da questi commenti e da queste interazioni così importanti. Allora, sicuramente abbiamo per noi è stato un evento molto utile per imparare che cosa significa l'innovazione. Perché? Perché comunque per aziende come noi, che sul territorio siamo circa il 40% aziende di prima generazione, il 25% di seconda generazione, il passaggio generazionale è comunque un qualcosa di nuovo, ma soprattutto, oltre a essere qualcosa di nuovo, è una fase ancora critica. Critica perché noi siamo con un'idea sul territorio di portare innovazione
con un processo, secondo il punto di vista critico, soprattutto perché siamo nel 2024, siamo comunque una regione del centro con il 90% di aziende che si occupano di agroalimentare, ma nel 2024 ormai il passaggio sul territorio è principalmente di aziende che iniziano a occuparsi di innovazione. Quindi è giusto che le aziende affrontino il passaggio generazionale, ma si inizia anche a vedere in queste aziende l'innovazione stessa, tant'è che si è parlato molto di fare, prima di un passaggio generazionale, una prova all'esterno, quindi iniziare anche a valutare, prima di fare questi passaggi, che cosa significa fare impresa al di fuori, per portare innovazione all'interno delle imprese. Questo è fondamentale, questo per noi che siamo aziende nuove può sembrare comunque un qualcosa di utile, no? Magari un qualcosa che di cui non abbiamo mai parlato. Quindi è stata una giornata dove siamo stati, secondo me, un po' come delle spugne. Siamo stati lì, abbiamo ascoltato, abbiamo appreso e siamo stati lì cercando di... come una spugna che cerca di assorbire tutto quello che è stato per noi utile. L'Abruzzo, come detto prima, è un'azienda che principalmente è fatta di aziende di agroalimentari, quindi abbiamo cercato in un giorno di unire quattro aziende che si occupano principalmente di agroalimentare. E è un evento Generazioni che si trova alla quarta puntata, e per il nostro territorio è stato comunque importante. Ha fatto sì che venissero altri giovani imprenditori, venissero a vedere che cos'è il nostro territorio, ma scoprissero anche altre realtà. Quindi questo è stato importante anche per far scoprire quali sono le nostre aziende cardini. Bene, un momento di confronto sicuramente molto proficuo, che ha dato modo di ascoltare testimonianze decisamente importanti, e noi abbiamo ancora altri contributi. A seguire ascolteremo e vedremo Erika Rastelli e Stefania Bosco. Presidente, oggi ospita in questo bellissimo showroom della sua azienda Made in Italy e l'evento nazionale di Generazioni, la terza tappa. La sua azienda è in corso di passaggio generazionale, come lo state vivendo? È avvincente. Sì, siamo in corso di passaggio generazionale, direi di convivenza. Noi figli lo stiamo vivendo da spugne, cercando di imparare dal presidente tutto quanto possibile. Ritengo questo momento un momento di grande generosità nei confronti della nostra terra, perché noi figli abbiamo deciso di voler portare avanti un progetto che è anche di responsabilità sociale nei confronti del territorio nel quale insiste la nostra azienda, che è in provincia di Teramo. Quindi siamo oggi qui per testimoniare che noi cinque figli ci siamo e siamo determinati a portare avanti quello che è stato un grande progetto del nostro papà, del presidente, con tutte le nostre buone intenzioni. Perfetto, quindi in Generazioni si unisce la tradizione e l'innovazione. Come giovani, su cosa puntate come focus, come innovazione? Sicuramente la digitalizzazione e la formazione, il trasferimento di tanto know-how ai giovani che stanno subentrando adesso in azienda, quasi tutti quelli che hanno reso la Run World grande hanno l'età del mio papà, 62 anni più o meno, e hanno iniziato tutti da giovanissimi, e quindi oggi chiediamo ai giovani del nostro territorio di affiancare queste risorse per aiutarci a traghettare l'azienda verso nuovi lidi. Io sono la quarta della generazione della famiglia Bosco che produce vini in Abruzzo. Sono orgogliosa e grata a Confindustria che mi ha invitata a portare la nostra testimonianza, ed è bello anche questo roadshow di giovani imprenditori che insomma si mettono in gioco anche loro e vogliono conoscere anche l'importanza del territorio anche fuori regione, e quindi è molto bello, penso che sarà un
un'esperienza molto bella sia per me che per loro. Generazioni è un insieme di azione e innovazione. Nella vostra famiglia c'è questo legame storico tra tradizione e innovazione. Come l'ha vissuta la tua generazione? Sicuramente io e Nestor, mio fratello, che è enologo, abbiamo portato l'innovazione perché venivamo dalla tradizione dei nostri, di mio padre e di mio nonno, e pertanto insomma, la tecnologia che oggi ci aiuta, ricordiamo sempre che facciamo un prodotto che è il vino, però comunque è un prodotto destinato all'alimentazione, quindi comunque deve rispettare determinati canoni per la quale insomma, dobbiamo rispettare determinate scelte. Pertanto la tecnologia per noi è fondamentale, però anche la tradizione è il fulcro della nostra azienda, pertanto diciamo che viaggiano insieme come due rette parallele che alla fine insomma, arrivano a un prodotto finale che si spera insomma, possa piacere al pubblico. Altri contributi importantissimi, abbiamo ascoltato la voce di protagonisti del nostro territorio che si confrontano con il passaggio generazionale, l'hanno vissuto, hanno raccontato la propria esperienza e hanno il desiderio soprattutto di trasferire questi concetti ai più giovani. In questo modo vado dal presidente Perazzelli per tentare di capire come la compagine dei giovani imprenditori affronta queste tematiche e anche come avete vissuto in maniera un po' più estesa questa importante manifestazione, che è anche un momento di apertura, di collaborazione non solo territoriale, ma è un'opportunità per conferire con attori che provengono da altri ambiti. Allora, considerate che il gruppo giovani di Confindustria, giovani imprenditori di Confindustria, comprende rappresentanti di imprese tra i 18 e i 40 anni. Potremmo dire che, sempre nel capitalismo familiare di cui parlavamo prima, il giovane che si trova in un contesto familiare che lo deve preparare a subentrare nella gestione dell'impresa vive una continua formazione finalizzata proprio a prendere le redini dell'impresa. Chiaramente far parte del gruppo giovani è un momento di crescita, a me ha dato tantissimo, sicuramente ha dato molto più di quello che ho ridato io al gruppo, però è un modo di confrontarsi con imprenditori alle prime armi o con imprenditori che lavorano dopo tantissime generazioni. E Generazioni è un format del nazionale che ha, come diceva il presidente Basilisco, varie tappe. Per esempio in Toscana si è fermato da Antinori, che è al 26esimo passaggio generazionale, in Lombardia da Beretta al 16esimo, se non sbaglio. Quindi chiaramente io sono al mio modesto secondo passaggio generazionale, però posso già dire che rispetto a quando sono entrato in azienda io 15 anni fa, adesso lavoriamo in un modo completamente diverso. Questo è il vero valore del gruppo giovani, cioè il modo di poter mettere a sedere insieme lo start-upper che sta aprendo la sua partita IVA in quei giorni e l'imprenditore che è alla 26esima generazione, nella consapevolezza che entrambi trarranno un arricchimento da quel momento. Generazioni è uno di quei format, perché sicuramente chi ha un'azienda consolidata guarda al mercato delle nuove imprese con un occhio diverso e lo start-upper invece guarda alle aziende strutturate come un punto di arrivo. Chiaramente la sintesi tra queste due vocazioni del gruppo ci permette di arricchirci vicendevolmente. Io ho trovato amici, ho trovato colleghi, ho trovato collaboratori, devo dire che il gruppo giovani è molto dinamico, quindi sono orgogliosamente un componente prima che il presidente. Un approccio molto costruttivo, decisamente ottimista, che infonde fiducia e siamo molto contenti di questa visione dell'attività imprenditoriale e della collaborazione. Andiamo ad ascoltare ancora altri contributi, questa volta vediamo Fabio Conocchioli. Siamo con Fabio Conocchioli per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, presidente gruppo Giovani Teramo. La tappa di Generazioni voluta dai giovani imprenditori per evidenziare il valore sociale dell'impresa sul territorio, per il presente e per il futuro.
Certo, è una tappa importantissima, siamo contentissimi di ospitare il progetto Generazioni qui sul nostro territorio ed è una tematica veramente importantissima che sta molto a cuore ai giovani imprenditori, proprio perché è importantissimo il passaggio generazionale, proprio perché se vi è una problematica o si intoppa il passaggio generazionale c'è il rischio che poi l'azienda o non prosegua in maniera fluida oppure rischia addirittura di fermarsi o addirittura di scomparire, ma con questa problematica non ne risente solo la proprietà o l'azienda, ma ne risente anche tutto l'indotto, tutto il territorio, le famiglie che collaborano con le varie aziende e che quindi potrebbero risentire anche di un errore che poteva essere arginato facilmente prima. Quindi è una tematica molto importante che dovrebbe essere, secondo me, anche insegnata nei vari corsi di formazione, nelle scuole, o nei master universitari, ecco. Quindi è una tematica veramente importante a cui teniamo e siamo veramente contentissimi di ospitarla oggi qui nello showroom di Aran, tra l'altro una delle nostre eccellenze del territorio. Basilisco, vorrei porle una domanda relativamente a ciò che abbiamo ascoltato. Concorda con questa ipotesi di inserire come materia di studio o comunque sia come un tema centrale il discorso del passaggio generazionale nei corsi per gli imprenditori? Sì, è un tema che tra l'altro il vicepresidente nazionale presente, cioè Maria Anghileri, ha un po' sviscerato, cioè ha parlato del patto di famiglia, no? Quindi c'è anche un tema che bene o male sul diritto potrebbe avvicinarsi molto a livello comunque giuridico, quindi probabilmente all'università secondo me è un tema che se ne dovrebbe parlare, magari un po' su, qui abbiamo il presidente Perazzelli che a livello giuridico è molto esperto, poi secondo me lui potrebbe avvicinarsi molto di più. Penso che col giuridico sarebbe fondamentale, specialmente magari, non lo so, in economia e management o comunque in economia e commercio o almeno in una specializzazione sarebbe un tema fondamentale. Molti imprenditori molte volte parlano comunque di una specializzazione di settore, quindi credo sia fondamentale toccare questo tema. Grazie per questa considerazione. Ascoltiamo altri due contributi, seguiamoli, sono di Pierluigi Francini e Enrico Saquella. Pierluigi Francini, Luigi D'Amico Parrozzo, i miei figli sono i titolari attualmente, gli amministratori, io lo sono stato fino a quando non sono andato in pensione, quindi diciamo attualmente li seguo, faccio ancora parte dello staff aziendale naturalmente. Allora, siamo qui per il convegno Generazioni, quindi generare azione tramite le nuove generazioni in azienda. Un suo commento, Presidente. Sicuramente i giovani sono i più predisposti sotto ogni punto di vista a generare azioni si intendono azioni innovative ovviamente. In particolar modo in questi anni, in questi ultimi 10-15 anni, durante i quali c'è stata una innovazione veramente molto molto veloce e anche molto radicale. Il titolo quindi, oltre ad essere azzeccato da un punto di vista diciamo, di marketing comunicativo, è azzeccato anche nella sostanza. Enrico Saquella, direttore generale della Saquella 1856, e sono in azienda ormai da 52 anni e chiaramente sono stato gentilmente invitato a questo bellissimo evento che è organizzato dai giovani industriali della provincia sia di Pescara che di Pescara, Chieti e Teramo, che sono il proseguo di quello che abbiamo fatto noi 50 anni fa ricostituendo questo gruppo giovani industriali. L'argomento è il passaggio generazionale. Passaggio generazionale che è importantissimo per il proseguimento dell'economia locale e dell'economia nazionale, proprio per le piccole e medie aziende a gestione familiare. Molto spesso questi passaggi generazionali finiscono in scontri, invece dovrebbero essere un momento di incontro tra i giovani e
coloro che hanno portato avanti l'azienda per anni e che possono dare un contributo in termini di esperienza e maturità decisionale non indifferente. E che dire, certamente ogni generazione per dare successo, dare linfa vitale alla propria azienda deve necessariamente portare innovazione e quindi generare azione. Nel testo dell'evento generazione significa proprio questo per me, generare azione per fare innovazione. Ripeto, innovazione non rivoluzione. Le rivoluzioni non sono qualcosa di scioccante che tendono più a distruggere che a costruire. Innovazione significa ammodernamento, significa ripartenza, significa sicuramente molto di più della ricostruzione. E ritengo che adesso il parterre che ci ascolterà sarà composto da moltissimi giovani, non solo abruzzesi ma anche di alcune regioni limitrofe, che vengono a partecipare, sperando che riesco a trasferire insieme ai miei conferenzieri questo concetto importantissimo. Spunto interessantissimo, qui in studio annuivano i presidenti, poi in chiusura la persona è intervistata, appunto questo grandissimo imprenditore che conosciamo bene tutti nel nostro territorio, appunto Saquella, faceva riferimento ad un concetto relativo alla innovazione, alla rivoluzione. Vorrei capire esattamente qui in studio che cosa pensa. Pensano prima Basilisco e poi in chiusura, visto che abbiamo ancora qualche minuto, il presidente Perazzelli. Basilisco. Beh, come dicevo prima, eravamo lì presenti per cercare, come aveva già detto in registrazione anche Erika Rastelli, come delle spugne per cercare di assorbire il più possibile. Ma l'idea di portare le aziende specializzate sull'agroalimentare del nostro territorio è proprio stata comunque un'idea comune, perché comunque è il nostro fiore all'occhiello comunque l'agroalimentare. Oltre questo, come diceva il presidente Perazzelli, lui si trova al secondo passaggio generazionale. Quindi torniamo a quello che dicevo prima, c'è bisogno di innovazione. C'è bisogno di innovazione perché corriamo a 300 all'ora, quindi lo conferma Enrico Saquella e da lì abbiamo capito loro come hanno fatto aziende a passare la prima, la seconda guerra mondiale e come hanno fatto a passare anche il Covid, quindi questo è fondamentale. Da lì vuol dire che loro di innovazione hanno avuto un'innovazione molto precedente a quella che stiamo avendo noi dobbiamo portare la nostra, quindi questo è fondamentale. Perazzelli, il suo punto di vista anche sul discorso della rivoluzione, i giovani sono per statuto, diciamo così, ritenuti rivoluzionari, ritenuti effettivamente dirompenti, lei come vede questo aspetto? Io sono d'accordo con Saquella, lui ci ha detto innovazione sì, rivoluzione no. Per quanto riguarda il tema che dicevamo prima sulla formazione, è vero, e mi riaggancio a quello di adesso, perché in realtà i soggetti che si occupano del passaggio generazionale sono due. Il primo è l'uscente, diciamo l'imprenditore della generazione precedente, il secondo è l'imprenditore che va a prendere il suo posto. C'è un periodo di coesistenza che va gestito in modo costruttivo. Entrambi hanno interesse che l'azienda vada avanti, nessuno dei due ha interesse nel contrario. Quindi probabilmente andrebbero formati tutti e due a lavorare nel senso dell'innovazione e non della rivoluzione. L'innovazione, lo sappiamo tutti, a fine salvo particolari settori,
L'innovazione non è altro che recepire novità emerse in altri business o in altri contesti territoriali. La verità è che il passaggio generazionale lo fai se il giovane, l'imprenditore che deve entrare, si è formato fuori, ha avuto modo di confrontarsi e di crescere, per portare poi quella linfa vitale in un contesto che chiaramente è avviato, ma che, come dicevo prima, pur facendo lo stesso business per tantissimi anni, sicuramente guardandoti indietro 50 anni fa lo facevi in modo completamente diverso. Qualcuno quel cambiamento lo ha buttato a terra e probabilmente sono state le generazioni nuove. Quindi questa è la sfida del passaggio generazionale. Grazie per questa chiosa, come vi abbiamo detto in apertura, una puntata veramente molto ricca che ci ha dato tanti spunti di riflessione su questo tema che sicuramente continueremo a trattare. Ringrazio i nostri ospiti e quindi grazie Stefano Perazzelli. Grazie a voi, grazie di tutto. E ancora in studio ringrazio Mirko Basilisco. Grazie a voi. Il ringraziamento in regia vanno ad Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione, appuntamento alla prossima puntata.